Ciao a tutti, ciao. Eccoci, ciao. Siamo qui con i ragazzi, guarda che faccia, ecco, il Vangelo di oggi è il Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetti dal 36 al 46, allora, siamo qui a Siviglia ancora, ieri abbiamo avuto una giornata bellissima, siamo stanchi, guarda la faccia di Gabriele, mamma mia, ecco, ecco, e oggi andiamo a Granada, però bisogna leggere il Vangelo di oggi, così vi accompagniamo in questo momento. Allora, sentiamo il Vangelo. Luigi, vai. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Andiamo, grazie a Dio. Chi ha orecchi intende, dice il Vangelo di oggi, eh? Tu hai orecchi? No. No? Tu? No? Qui parla della zizzania e il dice l'uomo è il campo e il mondo, una spiegazione, è già una omilia che fa Gesù su il Vangelo che abbiamo sentito giorni fa, parla della zizzania e penso che tutti noi siamo un po' zizzania, vero? O no? Sì, sì. Cos'è la zizzania? È la spiga che non dà nessun grano, diciamo così, no? È una spiga finta che non dà nessun frutto. E anche a noi tante volte le vivere delle apparenze, no? È come... Elisabetta. No, non ho detto Elisabetta. Però è una cosa che cresce insieme a noi che non dà nessun frutto. Dobbiamo pensare a questo. Quello che non dà frutto nella nostra vita. Quello che usiamo per vivere delle apparenze, no? Che non è la verità, non è l'autenticità, se non la falsità. È questo che il Signore sta insegnando ai Suoi discepoli e sta spiegando: attenti a vivere come zizzania, attenti a vivere pensando che non si danno i frutti nella vostra vita. Quindi siamo qui con i ragazzi vivendo questo pellegrinaggio, seppure il nostro caro Pino. Saluta Pino. Bravo. Buongiorno a tutti. E quindi vieni qua. C'è anche Francesco. Vieni qua. Anche Francesco. Eccola. Tutti i giorni chiamiamo uno, eh. Ecco. Uno nuovo, ospite speciale. No. Stiamo parlando della zizzania. Eccola! Annarella. Eppure a pensare veramente, non so se voi lo pensate, che c'è un giudizio, ci sarà un giudizio, il giudizio finale, che praticamente pensare alla nostra morte. Voi pensate che un giorno morirete? Sì. Sì. Sicuro? Voglio. Ecco. Però oggi no, perché ci dobbiamo godere ancora questa GMG che stiamo vivendo. Aspettando l'incontro con il Papa. Nel frattempo condividiamo la nostra fede con tutti i giovani del mondo che abbiamo trovato ieri qui a Siviglia, ragazzi di Stati Uniti, ragazzi del Salvador, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sarà una giornata anche oggi di rendere grazie al Signore. Va bene? Allora vi do la benedizione, cambio mano, così il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lasciateci sempre un like e pregate per questi ragazzi. Like. Ecco. Like. Pregate. Ecco. Salutate. Elisabetta. Ciao. Gabriele. Ciao. Riccardo. Il nostro caro Gigi. Ciao. Ecco, pure vieni.